Buonasera, dunque io sono Franco Giacomelli, segretario uscente dell'Associazione Mare Libero. Oggi facciamo questa importante assemblea per noi, perché appunto rientriamo in cantiere il nuovo anno 2019 con l'auspicio e l'intenzione e il piano programmatico, quello che vogliamo fare nel 2019. Ringrazio tutti i partecipanti e soprattutto l'ente Roma Natura che ci dà ancora questa possibilità di usare questo meraviglioso posto strategico proprio sul canale e sul mare. Ringraziamo anche Liberi TV che è sempre presente qui alle nostre battaglie, che è una sorta di archivio dell'Associazione Mare Libero che potete consultare su YouTube, Liberi TV, che c'è un sacco di materiale sulla storia di Ostia. Abbiamo qui l'avvocato con noi che adesso spiegherà appunto quali sono la situazione, le nostre possibili diciamo iniziative legali, appunto di intraprendere iniziative anche nel fatto che sono state diciamo rinnovate le concessioni per 15 anni. Questa è una cosa gravissima per noi, gravissima, e vediamo appunto se abbiamo la possibilità di, tra virgolette, di costituirsi parte civile, cioè prendere qualche iniziativa in questo senso, perché è importantissimo. Per il momento tutto qui, dopo magari riprenderò la parola. Grazie ancora per la vostra presenza. Grazie. Grazie Franco. Introduco proprio molto brevemente questa prima parte dell'assemblea, che appunto sarà dedicata a questo tema stringente che a noi sta molto a cuore, rispetto relativamente alle proroghe delle concessioni balneari. È un discorso che chiaramente non riguarda solamente la realtà di Roma e quindi del nostro decimo municipio, ma che riguarda tutto il territorio nazionale, e proprio per questo la nostra intenzione è quella di coordinarci con altre associazioni, in realtà territoriali. È già attiva una rete nazionale a tal proposito in difesa delle spiagge libere, proprio per coordinarci e intraprendere alcune azioni sicuramente politiche ma anche legali nei confronti di questa proroga, che diciamo di fatto, senza troppi giri di parole, determina e consolida uno stato di fatto che è quello di una proprietà di fatto dei concessionari sulle spiagge. Quindi il concessionario dovrebbe essere un concessionario quindi che gestisce la spiaggia per conto dello Stato per motivi di interesse pubblico, invece diventa di fatto un proprietario grazie a questo sistema di proroghe. Ringrazio per questo della presenza l'avvocato Besostri, che appunto ci spiegherà quali sono le azioni che noi possiamo intraprendere sia a livello locale che anche coordinandoci con altre realtà sul territorio nazionale, proprio per agire contro questa proroga. Ne approfitto per ringraziare, più che ringraziare, per dire che tutta questa azione viene fatta nell'ambito del Comitato Mare per Tutti, di cui qui ci sono tanti rappresentanti, che riunisce un po' le realtà del territorio che intendono, come l'Associazione Mare Libero, battersi per la difesa del mare libero. Quindi dette queste brevi parole, lascio la parola all'avvocato. Microfono acceso, sì. Sì. Bene, buongiorno, ringrazio di questa opportunità, forse una breve presentazione è necessaria, perché ci sono dei destini che vengono segnati dal caso. Avevo 11 anni quando alla scuola media che allora frequentavo, 1955, fate un po' di conti, sapete perciò quanti anni ho già adesso, ci portarono a sentire delle testimonianze dei costituenti sull'attività dell'approvazione della Costituzione, e in quel giorno, il capita io, c'era Calamandrei che fece un discorso che voi dovete trovare su internet, su Google, è un discorso famoso, del perché la Costituzione è nata, quali sono i suoi valori. Beh, insomma, mi sono innamorato della Costituzione, che è una cosa un po' più complicata che innamorarsi della donna sbagliata, perché qui è uno dei problemi che abbiamo, che noi abbiamo una Costituzione che viene ritenuta una delle più belle del mondo, e lo è, ha un solo piccolo particolare che non è attuata, e perciò il problema è quello di attuare la Costituzione.
attuare la Costituzione, che non è solo attuare la Costituzione, perché l'articolo 117 della nostra Costituzione, non tutti i numeri si possono giocare all'otto, scomponeteli, però può anche darsi che delle indicazioni vengano fuori da quello che vi dirò, stabilisce che ci sono due limiti alla legislazione ordinaria italiana. Un limite costituito dalla Costituzione e dall'altro dal diritto europeo. Nel vostro caso ci troviamo del problema del limite del diritto europeo. Spesso anche adesso ci sono movimenti cosiddetti sovranisti che ritengono che questo limite dell'Europa è un limite che dovremmo superare. Il problema è che l'Europa ci pone dei limiti buoni e dei limiti non buoni. Chissà perché quelli non buoni li attuiamo immediatamente, quelli buoni invece non li vogliamo attuare. Ecco, uno di questi sono una direttiva che impone che tutti i beni pubblici devono essere soggetti a rinnovo periodico mediante una gara pubblica. Noi invece già due volte, qui l'ha già detto prima, che abbiamo avuto una proroga di 15 anni che non è ancora scaduta, ma prima ancora che scadesse hanno fatto adesso un'altra proroga di 15 anni. Già qui bisognerà fare attenzione che non cerchino di far passare l'interpretazione che i nuovi 15 anni decorrono da quando scadono gli altri prima, perché non è così. La norma dice da quando entra in vigore, perciò qualche anno l'hanno perso, ma non si lamenteranno troppo perché comunque il vantaggio che hanno avuto. Allora, il punto che è fondamentale è che la legislazione nazionale non può derogare a quella europea, e in questo caso deroga, e su questo ci sono già state delle decisioni sia di tribunali italiani ma anche e soprattutto della Corte Europea di Giustizia, che hanno indicato che questa cosa non si può fare. Certo che se c'è complicità nessuno va in giudizio, tutti lasciano fare, le cose poi di fatto vanno avanti come prima. Allora, quali sono le azioni possibili da fare? La prima è una denuncia alla Commissione Europea per infrazione alle regole comunitarie. Questo vuol dire chiedere alla Commissione Europea di aprire un procedimento di infrazione nei confronti dello Stato italiano, e quando intende lo Stato riguarda anche tutte le sue articolazioni, perciò anche il municipio di Ostia, se fa una violazione di normative comunitarie, la responsabilità è responsabilità dello Stato nazionale che viene convocato. E questo impone alla Commissione Europea di chiedere allo Stato italiano delle controdeduzioni, perché deve essere assicurato il diritto di difesa, e dopodiché denunciare l'infrazione alla normativa comunitaria alla Corte Europea di Giustizia, che è un tribunale, la quale deciderà se l'Italia è adempiente o inadempiente agli obblighi che ha assunto come membro della città europea. Ecco, questa roba la Corte di Giustizia dell'Unione Europea già si è pronunciata, non dovrebbe pronunciarsi in modo diverso, il punto sono solo i tempi con cui questa cosa si riesce a fare. Perciò è indubbio che se questa denuncia non venisse fatta solo da quelli di Ostia, ma da questo coordinamento nazionale, da più parti, questo darebbe un maggiore peso alla violazione. C'è anche da dire che forse dovremmo approfittare in questo momento, non sappiamo dopo il 26 maggio, di un certo stato di isolamento dell'Italia rispetto agli stati che contano nella Commissione. In modo particolare può anche darsi che si possa ottenere un interessamento accelerato di iniziare questo procedimento di infrazione. L'altra questione da tenere sempre sotto controllo è la questione che ci sono delle sentenze molto precise che è responsabilità del singolo funzionario pubblico di rispettare la normativa europea. Mentre per gli altri casi, cioè se uno non rispetta una norma della legge italiana, bisogna andare da un giudice.
il quale manda la norma italiana alla Corte Costituzionale per fare dichiarare l'incostituzionalità, invece il diritto europeo si applica direttamente. Perciò c'è l'obbligo diretto che fa in capo al singolo funzionario che deve dare attuazione a dei provvedimenti amministrativi di rispettare la normativa europea anche se in contrasto con quella italiana. Magari questa roba non la sanno tutti, perciò quando si decidesse di fare qualcosa vanno fatte delle notifiche al presidente del municipio, ai funzionari, in modo particolare non solo quelli politici che devono dare attuazione alla norma italiana, per dire che loro sono personalmente responsabili della violazione della normativa europea. Queste sono le cose da fare. L'altra questione, perché queste sono questioni di carattere generale, sarebbe importante che ci sia qualcuno, soggetto economico, che sia interessato a che i bagni, le concessioni siano messe a gara, perché questo dà una maggiore forza e un peso ad un eventuale ricorso che questo possa fare nei confronti della inadempienza. Cioè, se il comune, il municipio di Ostia non mette a gara il rinnovo delle concessioni, uno potrebbe far dire che questo è un ritardo nell'esecuzione e fare perciò delle azioni davanti alla giustizia amministrativa per far dichiarare l'illegittimità della non indizione di gare per il rinnovo delle concessioni che sono scadute. Qui potrebbe esserci un problema, perché nessuno, avendo fatto qua un'azione contro il primo rinnovo, se le condizioni scadute sono quelle che erano scadute prima del primo rinnovo, cioè della proroga di 15 anni, o sono quelle che sono alla scadenza del quindicesimo anno. Però qui la differenza credo che sia poca da un certo punto di vista di anni. Comunque quella è una cosa da studiare e che dovranno occuparsene chi sia interessato ad assumere la gestione di quelle concessioni in luogo di quelli che l'hanno avuto prorogata. Ecco, questo è grosso modo le questioni che vi dovevo inquadrare, sapendo che tutte queste questioni sono questioni che richiedono un impegno costante è una decisione che non è semplice da prendere, perché queste azioni hanno sicuramente un costo in termini di tempo, ed è per quello che sarebbe importante che queste azioni venissero fatte su una scala ampia. Cioè, da questo punto di vista, essere voi promotori con gli altri, dove ci sono quasi tutta l'Italia, insomma, dove ci sono spiagge in concessione, che se venisse fatto, e sarebbe importante convincere che ci sia un ente pubblico a farlo, di quelli che si trovano bloccati da questa normativa dal fare delle gare per il rinnovo delle concessioni. Ecco, queste sono le cose che volevo suggerirvi di poter fare, ed è questo anche un'altra questione che può avere a che fare con quello che dovete discutere dopo. Queste cose possono essere fatte individualmente da un singolo cittadino o da un'associazione che rappresenta gli interessi dei cittadini. Però allora l'associazione deve avere uno statuto con le debite forme, uno statuto che gli consenta di poter agire in giudizio anche per conto di tutti quanti gli associati, e poi che si metta d'accordo e di farsi riconoscere come una di quelle associazioni che il Ministero dell'Ambiente riconosce che possono fare delle azioni a tutela dell'ambiente. Questo è un problema che si può porre dopo, perché se uno non ce l'ha già si può associare, ce ne sono diverse di associazioni che sono già riconosciute come associazioni di protezione ambientale, che non hanno problema di essere riconosciuti come soggetti di agire in giudizio. Purtroppo nel nostro paese siamo un po' arretrati con la tutela del giudizio, perché a mio avviso hanno fatte diverse di queste questioni, alcune portate anche a livello europeo, che sono andate bene, nel senso di dire che il singolo cittadino, a mio avviso, avrebbe diritto di dire se sono violate le normative comunitarie e le leggi, di poter agire in giudizio. La giurisprudenza invece è ancora
oscillante ma un po' ristretta, che dice che uno deve avere un interesse qualificato. Perciò l'interesse qualificato, che vuol dire che deve avere una speciale relazione con le cose di cui lamenta, perciò dovrebbe essere uno vicino alla spiaggia. Queste cose che però si possono esaminare una volta che si decide di cosa fare, sapendo che appunto ci sono delle questioni tecniche che possono essere complicate, ma nel caso in cui ci sia determinazione queste cose si superano. L'ultimo esempio di cui mi sono occupato era la costruzione di una strada interquartiere, si chiamava Gronda Nord a Milano. Era una specie di autostrada che passava dentro la città e che praticamente divideva in due quartieri dove erano abituati ad avere coloro. E come avevano fatto loro? Per cercare di superare le normative comunitarie, avevano approvato un progetto di questa strada che superava la lunghezza necessaria per avere la valutazione di impatto ambientale, ma ne affidavano dei pezzettini alla volta, in modo che ogni volta di essere sotto alla misura minima in cui c'era l'obbligo di valutazione ambientale. Però ecco, lì si è riusciti ad andare, nel senso di dire che quello era un trucco per evitare l'applicazione di quella direttiva, e diciamo che la Corte di giustizia europea ci diede ragione e perciò dichiarò che quell'opera era soggetta alla valutazione di impatto ambientale e l'ha bloccata per una parte, non per la parte che nel frattempo era già stata costruita. Però non si è più fatta, hanno cambiato il progetto, non è più un'autostrada a due corsie, doppia corsia, ognuna con due corsie di marcia, è una cosa molto più ridotta. Cioè queste cose ci sono, indubbiamente, e uno deve sapere che non è una strada che è in discesa, è una strada che è in salita e che ci vuole perciò una certa determinazione. Quello che dovete sapere è se per voi liberare l'accesso, si chiamate mare libero voi, sì. E se volete il mare libero, se non vi date da fare voi dall'alto, non ve lo regalano di certo. Ecco, ringrazio davvero a nome dell'associazione, penso, immagino, la relazione molto esaustiva, a mio avviso, dell'avvocato, che insomma impegna un po' la nostra associazione e direi non solo, a decidere di assumersi appunto questa responsabilità, di cui parleremo anche nel corso dell'assemblea. Appunto, si tratterà di apportare delle modifiche allo statuto, dell'elezione del nuovo direttivo e quindi di assolvere tutte le questioni burocratiche che ci spettano ogni anno. A tal proposito, chi non fosse iscritto all'associazione e intendesse appunto iscriversi, c'è lì o qui, giusto? Qui in fondo, il tavolo qui in fondo, sia per chi è già iscritto e vuole appunto rinnovare l'iscrizione, sia chi fosse interessato, dietro appunto c'è la possibilità di effettuare questa iscrizione. Penso sia un bel segnale per riappropriarsi appunto del mare di Roma. Chiaramente non è necessario farlo anche adesso, ci saranno anche altre occasioni, però questo, ecco, diciamo, può essere un momento buono. A questo punto io direi che se ci sono domande, sia sul merito, innanzitutto magari sul merito tecnico di quello che è stato, vedo già una mano alzata, dovrei chiedere se è possibile di venire qui perché serve il microfono per le registrazioni. Quindi se ci sono domande tecniche su quanto ci ha detto l'avvocato, e di seguito quindi se ci sono anche domande più di merito e di metodo. Se... è proprio un problema del non si riesce a registrare. Ecco, ci scusi, ma perché la ripresa è attaccata al microfono. Non sarei dovuto venire col camera, d'altra parte non mi andava di lasciarlo. No, faccio una domanda all'avvocato con un intervento molto interessante, però io ho un dubbio. Appunto, chiedo che me lo chiarisca. Grazie. Scusate. Allora, il procedimento di infrazione, bisogna stare molto attenti perché, che io sappia, l'Italia è già stata condannata da questo punto di vista, ma
l'Unione Europea non interviene nel merito, e questa è la domanda che faccio, per eventualmente annullare il procedimento nazionale che viene dichiarato, diciamo così, illegittimo. Interviene in un altro modo, cioè stabilisce una multa molto pesante. Così noi abbiamo, corriamo il rischio, e già lo abbiamo percorso questo cammino, di essere cornuti e mazziati, perché da un lato le licenze, le concessioni vengono prorogate, l'Italia viene punita con una multa pesante, ma ovviamente sono i cittadini italiani che pagheranno questa multa pesante. Allora mi chiedo se non sia il caso di studiare altre formule, e una in particolare mi sento di proporre, che è una formula squisitamente politica. Io partecipo a tutti gli incontri, a tutte le riunioni, a quelle iniziative fatte anche di domeniche estive e quant'altro, che hanno portato anche dei risultati, perché per esempio domenica scorsa noi abbiamo constatato che alcuni passaggi alla battigia che in precedenza erano stati eliminati sono stati ripristinati solo per l'annuncio di una manifestazione davanti all'Elmi, alla quale poi eravamo forse in 15, 20, quanti eravamo? Ecco, là io mi dico questa, che vedo che stasera sono presenti molti invece, cioè è un'assemblea affollata. Allora io credo che oltre al discorso di carattere comunitario, è che bisogna che ciascuno di noi si rimbocca un po' le maniche e partecipa non soltanto a questo tipo di incontri, certamente anche tutto sommato carini, simpatici, siamo seduti, ci incontriamo, c'è qualcuno che ci... ma partecipiamo alle, come dire, agli incontri di base, alle iniziative politiche, perché sono quelle poi che riescono a spostare l'opinione pubblica. Se noi non riusciamo a far prendere coscienza all'opinione pubblica di questa battaglia, la posizione nostra sarà sempre perdente, e ripeto, oltretutto correremo il rischio che facendo un procedimento a livello comunitario le concessioni continueranno ad essere prorogate, e oltretutto noi pagheremo anche la multa che deriverà dall'eventuale procedimento. Grazie. Dico due cose io velocemente. Sì, se ci sono altre. Allora, innanzitutto le sedie sono. Se ci sono ancora, penso di sì. A parte ci sono un paio di posti liberi qui in terza fila, altrimenti le sedie sono lì dietro accanto alle scale. Anche qui in prima fila ci sono tre posti, quindi insomma potete prendere posto. Allora, se ci sono intanto altre domande, vi lascerei la parola. Siamo in attesa tra l'altro di Edoardo Zanchini, che è il vicepresidente di Legambiente Nazionale, che appunto verrà qui in rappresentanza dell'associazione per prendere conoscenza dell'azione che vorremmo intraprendere. Quindi intanto, se ci sono altre domande, saluto il consigliere Franco De Donno, che è consigliere municipale, che è venuto a trovarci, e se ci sono altre domande, altrimenti assolutamente devo chiedere soltanto di usare il microfono, perché altrimenti non si registra la domanda. Su quanto ho appena chiesto? Prego, intanto questa, perché quando ho parlato di alcune azioni sono soltanto alcune delle azioni che possono essere fatte, poi bisogna anche mettere in campo diverse altre azioni. Una delle esperienze che mi sono fatto e che hanno portato un risultato è stato quello di far annullare due leggi elettorali. Il primo, il Porcellum, il secondo l'Italicum. Sul Porcellum avete rinnovato per 4 volte il Parlamento, l'Italicum invece fu dichiarato incostituzionale prima che fosse mai applicato. Anche questo, non c'era un modo di arrivare a controllarle, perché quando uno impugnava una legge elettorale davanti al TAR, che fu il primo tentativo, questi dicevano che non c'era giurisdizione, perché l'articolo 66
della nostra Costituzione stabilisce che sono le Camere i giudici della regolarità delle elezioni dei parlamentari. Perciò non c'era la possibilità di andare davanti a un giudice per far dichiarare che la legge elettorale era incostituzionale, perché quando andavi davanti a un giudice questi dicevano: io non c'entro niente, perciò per fare una questione di incostituzionalità ci vogliono due elementi: che la questione di incostituzionalità non sia manifestamente infondata, ma che sia rilevante ai fini del giudizio. E cosa dicevano i giudici? Io non posso emettere una sentenza, perciò anche se la questione di costituzionalità fosse, diciamo, manifestamente fondata, non posso mandarla alla Corte Costituzionale, siccome io non devo emettere una sentenza perché non ho la competenza, la questione si bloccavano lì. Allora, qual è stato il pensiero che abbiamo fatto? Di non partire dall'annullamento dei risultati di una elezione fatta con una legge elettorale incostituzionale, ma abbiamo posto per la prima volta il problema di accertare il diritto di un cittadino italiano di votare con una legge elettorale costituzionale. Cioè, abbiamo cambiato la domanda. Io non chiedevo di annullare i risultati di una elezione fatta con una legge elettorale incostituzionale, ma dicevo che fosse affermato il mio diritto di votare con una legge elettorale costituzionale. E questa strada si è rivelata mica facile, perché il Tribunale di Milano, gli avvocati iniziali erano tutti di Milano, è chiaro che sono andati a Milano, ci ha detto che la cosa era infondata. La Corte d'Appello di Milano ha dichiarato che era infondata, abbiamo deciso di andare in Cassazione, che invece ha fatto l'ordinanza di rimissione, e la Cassazione, la Corte Costituzionale l'ha accolta, perciò è stato affermato il diritto di votare secondo Costituzione, che sembrerebbe ovvio. Noi siamo una democrazia rappresentativa con forma di governo parlamentare, e se la legge elettorale con cui scelgo il Parlamento, che dovrebbe essere il centro del nostro ordinamento costituzionale, non è costituzionale, c'è qualcosa che non funziona. Però questa roba ha richiesto del tempo, perciò si è dovuto fare una strada per farlo affermare. Allora, quali sono le cose da aggiungere al procedimento di infrazione? Che se è vero che viene data una multa all'Italia, la multa all'Italia dipende dai comportamenti dei singoli funzionari che non hanno dato applicazione. Perciò c'è da fare l'azione di dire: se c'è una condanna all'Italia, tu, membro del municipio di Roma che dovevi fare le gare, devi perlomeno pagare una parte di questa multa, perché tu e il tuo comportamento, articolo 97 della Costituzione, che ha creato questa responsabilità. Io non voglio pagare come cittadino per una multa per aver infranto le direttive europee, che non le ho infrante io, le ha infranta tu, pubblica amministrazione, che non hai applicato il diritto europeo. Perciò questa roba comincia a mettere nella discussione, sperando che ci siano dei funzionari che, se non sono corrotti o che hanno, gli pagano qualcun altro, insomma, quella roba. È chiaro che ci sono dei problemi che non sono sempre risolvibili, però comincia a dire: ma io qui devo pagare io come persona per una cosa che mi ha detto di fare il municipio nella sua totalità, o perché me l'ha detto di farlo il presidente del municipio? Io non ci sto se lo paghino loro, perché io non voglio essere personalmente responsabile. Questa è una cosa che si aggiunge in più. L'altra questione è che se ci sono dei soggetti che richiedono di andare a gara, non viene indetta la gara con quella motivazione, allora si impugna il silenzio rifiuto di fare un bando di gara, e a questo punto risponde l'amministrazione che non ha fatto la gara, se viene dichiarato illegittimo il rifiuto di fare una gara. Perciò gli strumenti sono assolutamente tanti. Come dicevo prima, c'è un problema di una determinazione e di studiare bene le questioni. Comunque non è solo il procedimento di infrazione, ci sono altri subprocedimenti da poter fare, che sono l'illegittimità di un silenzio mantenuto nei confronti di una richiesta di mettere a gara il rinnovo delle concessioni,
Però ecco, qui si pone sì il problema che ci deve essere un soggetto interessato, perché il singolo cittadino, lui quando afferma il suo diritto di andare sulla spiaggia, è il massimo che può ottenere, non può dire voglio gestire io la spiaggia, a meno che non costituisca un'associazione per la gestione della spiaggia. Alcune cose devono essere fatte perciò da soggetti che abbiano l'interesse a ricorrere. Questa roba non si può però discutere in astratto e in assemblea che ci sono cose da verificare caso per caso con gli statuti che hanno questi soggetti che devono fare le cose, e queste sono cose che richiedono appunto di fare le questioni ponderandole, cioè non si fanno le iniziative. L'iniziativa popolare, quella è importante, perché se viene impedito l'accesso alla battigia, che invece è un bene demaniale pubblico, non si può fare, questo è chiaro che devono farlo tanti cittadini che lo fanno, sollevare il problema, denunciare se ci sono anche penalmente, se ci sono impedimenti all'esercizio di un diritto che uno ha. Sono tantissime, sarebbero talmente tanti i casi che noi non possiamo discuterne tutti. Diciamo, gli strumenti in teoria ci sono, in pratica richiede che qualcuno li voglia applicare seriamente. Sì, ecco, diciamo che... È un'approvazione o no del cane? Sì, sì, penso più o meno di sì, poi... E dunque, no, aggiungo due cose, ovvero appunto il discorso, per rispondere anche alla domanda precedente, per integrare la risposta alla domanda precedente, appunto il fatto che l'infrazione poi sia pagata appunto da tutti i cittadini non può essere un elemento che ci fermi, proprio perché altrimenti non viene sancito, è riconosciuto appunto un diritto, che quella è la messa a bando delle concessioni. Quindi ecco, su questo secondo me anzi deve essere anche da parte nostra un'arma nei confronti della politica. Siete voi che ci avete mandato contro una procedura di infrazione, di certo non è, ecco, non è colpa tra virgolette dell'Europa se abbiamo una procedura di infrazione, perché l'ordinamento in generale, il sistema statale non è riuscito a far rispettare la normativa europea, perché diciamo il vettore sicuramente è un'irresponsabilità da parte degli amministratori locali, e su questo mi prendo un attimo, due minuti, per raccontare appunto un episodio. Dall'altro però c'è da dire che c'è una legislazione nazionale che in tutti i sensi si è adoperata affinché queste proroghe venissero di fatto rese effettive, una legislazione non solo nazionale ma poi a tutti i livelli, con tutte le diverse competenze fino a livello locale, c'è proprio una volontà generale che queste concessioni vadano in proroga. Su questo avrei anche una domanda per quanto riguarda appunto il soggetto legittimato all'azione. Se non si può configurare un'ipotesi per cui io cittadino vedo violato il mio interesse sostanzialmente di demanialità della spiaggia, non so se mi sono spiegato, siccome la demanialità dell'elemento spiaggia è un diritto costituzionale poi richiamato dal codice civile, se questo... Cioè, quindi il fatto che di fatto si configuri una proprietà di fatto non vada a legare il mio status di coproprietario, diciamo così, tra virgolette, del bene spiaggia. Ecco, questa qui era un attimo la mia domanda, e non so se è stata chiara. Sì, chiara, non è semplice rispondere. Infatti. Vediamo se c'è qualcun altro. Però. Vediamo se c'è qualcun altro, sì, altrimenti poi diventa... Prego. Le devo chiedere di usare il microfono. Cortesemente la presentazione. Ah sì, mi chiamo Carlo, buonasera a tutti. Ho osservato che sul litorale di Ostia ci sono varie strutture in cemento, sono degli scheletri di strutture in cemento, vari che impediscono proprio il camminamento, no, della battigia, della spiaggia, e che non sono utilizzate. Addirittura ho visto delle case distrutte proprio a ridosso della battigia. Ecco, se c'è... Distrutte perché magari erano legittime, non so.
Sì. No, no, io ecco, ho osservato questo, che ci sono delle strutture in cemento che non sono utilizzate. Se lì possono essere rimosse, ecco, dal comune. Questa è la domanda. Velocissimamente. Se ci sono. Allora, penso che si riferisca alle strutture del Lido. Le strutture del Lido sono state incamerate dal demanio. E quindi, in quanto incamerate dal demanio, l'amministrazione municipale, in questo caso è l'ente competente, non può disporre autonomamente dei beni e quindi anche della demolizione. Lo stato di fatto è che dovevano essere ristrutturati, poi il concessionario ha deciso di non ultimare questa concessione, però quei manufatti rimangono incamerati al demanio e quindi fino a che appunto il municipio non si siede a tavolino con il demanio a dire me li svincoli, sostanzialmente questa cosa non si può fare. Quindi è tra le tantissime cose che purtroppo sono bloccate. Perché il demanio è gestito dalla regione, ecco dove nasce il problema. Non so se ci sono altre domande, capisco l'argomento è molto tecnico, quindi magari entrare nel dettaglio è un po' complicato. Però su questa questione uno come accertamento del diritto ha il diritto di usare i beni demaniali. Cioè, neanche titolari, tra virgolette. No, anche non titolari, cioè di usare i beni demaniali e deve essere garantito il libero accesso. Quando avevano costruito il muro, questa era una delle questioni che addirittura l'accesso era addirittura fisicamente impedito. Però da questo a riuscire ad affermare il diritto che non ci debbano essere delle concessioni è un passo che non si può fare immediatamente. Insomma, quello che ci deve fare, uno può dire questa roba, di appoggiare l'iniziativa di soggetti che le concessioni esistenti, perché i beni demaniali possono essere dati in concessione, siano soggette a rinnovo periodico. E poi c'è un altro problema, che è il controllo di quello che fanno, perché il problema è che su un bene in concessione, alla fine della concessione teoricamente deve essere restituito nello stato con cui era stato dato. Perciò la costruzione di manufatti che per la loro caratteristiche sono tali da non poter essere rimossi alla fine della scadenza non dovrebbe essere autorizzata fin dall'inizio. Allora quello è un altro problema ancora diverso, che allora è il problema di sorvegliare sulle singole autorizzazioni che vengono date di costruzione. Poi sul demanio dovrebbe esserci il parere delle autorità proposte alla tutela del demanio. Non so, invece normalmente qualche volta avviene che uno ottiene una specie di permesso dal municipio, fa le cose, esatto, di fronte all'impegno che lui le rimuove nel caso di non rinnovo della concessione a sue spese. Sono singoli casi da fare, ecco, insomma, però non rientra nel diritto di avere le spiagge libere. Il diritto alle spiagge libere è quello di poter accedere alle spiagge anche se la prima parte è data in concessione, cioè quello che non possono fare è di impedire l'accesso al bene demaniale. Quello che sarebbe da fare come progetto è anche questo, noi si riconosce l'articolo 41 e 42, la proprietà privata è libera. Però viene anche detto nella Costituzione che non deve essere finalizzata a una utilità sociale e non può essere mai usata la proprietà privata contro la dignità delle persone. Allora, questa questione richiederebbe di modificare il nostro codice civile, perché noi abbiamo un articolo che definisce la proprietà e i diritti del proprietario. Non è questo il caso, perché il concessionario non è proprietario, ma per dire che dice il proprietario ha il diritto del pieno godimento della disposizione dei beni di cui è proprietario, nei limiti dell'ordinamento. Nei limiti dell'ordinamento sarebbe bene che venissero specificati come limiti dell'ordinamento quelli che ci sono nella Costituzione, perché il codice civile è del 1942, perciò sicuramente prima della Costituzione. Se ci si volesse arrivare, ci si può arrivare anche come interpretazione di una sentenza, però sarebbe bene
questa iniziativa che diventasse anche un'iniziativa politica, che i limiti all'uso della proprietà privata, come sono definiti nell'832 del Codice Civile, siano messi quelli che sono previsti in Costituzione come limiti all'utilizzo della proprietà privata. Allora questo renderebbe più facile anche le azioni del tipo del diritto di accesso, perché se la proprietà privata è libera ma risponde a delle finalità di carattere sociale, non puoi stabilire nemmeno sotto forma di concessione una cosa che di fatto impedisca l'esercizio dei diritti che uno ha come cittadino, tra cui quello di andare alla spiaggia e di avere un mare libero. E saluto intanto l'avvocato Maria Laura Turco che ci ha raggiunto e che dov'è? Ecco, c'è una manina che spunta e che ha predisposto appunto proprio un'azione, nel senso che di cui parlava prima, in cui parlava prima l'avvocato, quindi proprio dell'interesse alla partecipazione a un bando, di cui a breve magari ci può spiegare brevemente. C'era Gabriele che voleva intervenire. Avevo detto prima che ci sono delle strutture praticamente che non si possono spostare, dei manufatti praticamente che sono costruiti in cemento e quindi impossibilità di spostare. Volevo sapere, ci sono due stabilimenti, cioè ce ne sono tanti, però tra le altre ce ne sono due, che sono le dune e la città praticamente balneare che si trova molto più giù, non mi ricordo adesso in questo momento il nome, Mare Sole, che praticamente è praticamente sulla spiaggia, è una cubatura in cemento veramente enorme. La Di Pillo più volte ha detto che è impossibilitata a fare qualcosa perché è sta sotto indagine, sotto inchiesta, non so che cosa. Vorrei sapere se era possibile accelerare i tempi per questi manufatti, che praticamente sono cubature importanti, sono veramente degli obbrobri sulla spiaggia che rispetto degli altri gli altri fanno ridere praticamente, perché sono sciocchezze. Prego. Io vorrei sapere se per caso malauguratamente una persona si dovesse fare male su questi manufatti che arrivano alla Battigia e che sono a volte alcuni molto pericolosi, addirittura si deve addirittura entrare in mare per poter passare. Se si dovesse verificare un incidente, a chi si dovrebbe rivolgere il malcapitato per richiedere un riconoscimento dei danni? Parlo di danni molto gravi. Il responsabile, diciamo, a chi si dovrebbe rivolgere? Sì, non è la risposta immediata, adesso lei ha fatto la domanda, dà la risposta. Ah, sì. Grazie. Franco. Il consigliere De Donno. Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto complimenti per Mare Libero, anche per la partecipazione alle consulte municipali, dove vi vedo presente. Penso sia un passo importante per poter ottenere ciò che sono i diritti, a quanto pare, non sono elemosine che dobbiamo chiedere a qualcuno. Il pensiero che mi è venuto, innanzitutto anche la scelta del titolo dell'associazione, Mare Libero, non Spiagge Libere, è per me molto significativa, perché noi dovremmo spostare l'attenzione al mare come soggetto, non come oggetto, quasi come fosse una persona con la quale relazionarci. E dobbiamo impedire qualsiasi interposizione o recinto che viene messo davanti a questo soggetto, lo assimilo molto alla relazione con le persone,
considerando il mare anche come persona, perché è una realtà che c'è, combattendo e non permettendo assolutamente che noi abbiamo degli ostacoli per poter parlare col mare, il quale c'è 365 giorni all'anno, gli stabilimenti funzionano e ci sono 3 mesi all'anno, il mare però sta sempre lì, e quindi dobbiamo fare in modo che anche gli stabilimenti o le concessioni abbattano i recinti, che costituiscono uno scandalo e costituiscono una bestemmia nei confronti della realtà del mare, che ci chiede di essere visto, ammirato, toccato. Noi dobbiamo far risorgere nei cittadini la gelosia del mare e sentirne, come cittadini di Ostia del municipio 10, sentirne tutto l'orgoglio di averlo e non permettere a nessuno che ce lo tolga come realtà con la quale noi interloquiamo. Sarebbe anche molto importante che si creasse una specie di comitato di quartiere. L'associazione Mare Libero senz'altro fa tantissimo, potrebbe essere però promotrice di un comitato del mare come pubblico, no, di valenza pubblica, come il comitato di quartieri che ha uno statuto pubblico, cioè in cui i cittadini pubblicamente partecipano alla liberazione del mare. Il mare va liberato in questo momento in alcuni tratti. Dobbiamo veramente fare un 25 aprile del mare, per il mare, un 25 aprile per il mare. Ancora c'è bisogno del 25 aprile, lo dobbiamo liberare, non è possibile che sia imprigionato. E poi ho visto lì Ostia di ieri, 1951, cos'è accaduto tra ieri e oggi? Per cui ci troviamo quel lungo muro, quando ieri non c'era, ho visto la foto, no? Cos'è accaduto in questo periodo? Io lo chiedo anche perché vorrei essere curioso, cosa è accaduto, perché tra un ieri, che è storico, quindi è possibile, non solo è possibile, c'è stato, è un lungo muro, è storico pure quello, ma in funzione del ieri potrebbe anche essere abbattuto, in quanto già ieri non c'era. Per gli stessi motivi per cui ieri non c'era, oggi non deve esserci. Qui c'è l'avvocato, quindi forse ci può... Gli stessi motivi. Questo ci fa capire che non è la spiaggia il soggetto della nostra liberazione, ma è il mare. È il mare che va lì. E i cittadini, se noi gli mettiamo davanti il mare, voi avete fatto bene, mare libero, penso che in loro... ci saranno dei sentimenti di un senso di appartenenza e di gelosia, perché nessuno possa togliere appunto la possibilità a tutti di poter parlare col mare. Io parlo proprio di parlare, perché lo considero un soggetto, e poter quindi trarre da questa bellezza che noi abbiamo tutto ciò che ci serve per star meglio, per vivere meglio, per avere una visione positiva della vita. Abbiamo il mare che ci spinge ad avere una posizione, una mentalità positiva della vita. Grazie, basta così. Grazie. Grazie Franco, ottima idea. Il 25 aprile ci sarà la liberazione del mare di Roma. Bene. E ringrazio qui Ados De Luca che ci ha raggiunto, il capogruppo del PD qui al 10° municipio. Grazie, quando vuoi dire la tua non c'è problema. Beh, sì.
L'avvocato Mario Lorenzo Turco, se vuole dire qualcosa, è gradita la sua, il suo intervento. Grazie. L'ultima cosa importante, lì c'è il tavolo della segreteria, oltre che a prendere materiale informativo, se volete lasciare i vostri dati, anche se non vi ritenete iscritti ancora, lasciate i vostri dati perché vi saremo informati sulle future iniziative che mettiamo in campo, quindi soprattutto il 25 aprile la liberazione del mare di Roma. Grazie. Sì. Prego, però se vieni qui fa la cortesia, vieni qui, c'è il microfono. Cioè, no, c'era prima un attimo. No, ah sì, no, non ho seguito. Il nome per favore per la ripresa, anche solo il nome. Alessandro, io sono di nato a Ostia, mi sono sempre battuto per il mare le cose, ex attivista del Movimento 5 Stelle. Così e varie cose, poi varie cose, non ci entriamo conto, vabbè. Ma io volevo dire, volevo rispondere al signore che ha parlato prima, no? Liberiamo il mare. Io invece vi lancio una sfida, vi dico liberiamo la nostra mente, perché in questo, per tutti questi anni, decenni, noi abbiamo accettato delle imposizioni dalle autorità che hanno sempre di più limitato la nostra sovranità nel vivere un rapporto libero con il mare. Siamo animali addomesticati. Il pontile ne è una chiara dimostrazione, transenne, ma se lì tutti quanti, come le pecore, tutte lì, nessuno che assolutamente. Ma perché dobbiamo accettare questa cosa? Ma perché non apri queste colonne di marmo e ci fai un'entrata libera? Voglio sentire libero nel gestire io come voglio il mio rapporto col mare. Cioè adesso però, dopo che il cappio è stretto, vedete come dura riprendersi la libertà, quanta fatica costa per semplicemente far aprire i cancelli dei stabilimenti per entrare nel mare e non dover scavalcare il mare, il marmo delle transenne del pontile, no? È un fatto curioso, cioè che proprio mi ha dimostrato questa cosa. Faccio la passeggiata, rientro dal lato del Battistini, ne faccio la mia colonna, la mia camminata nel recinto delle pecore, e nell'uscita che c'era una transenna che chiudeva l'uscita che avevano ricavato lì, un uomo e una donna davanti a me. Stanno lì, loro arrivano per primi. Amore, ma qui non possiamo passare. Vabbè, non ti preoccupare, adesso ci penso io. Senti, famo qualcosa, ti aiuto a scavalcare. Aspetta. Come dire, la gabbia sta nella nostra mente. Non voler riprendersi la nostra sovranità di come avere e gestire la relazione col mare, che è un rapporto, per chi gli piace, un rapporto d'amore con la natura, con la duna, con la sabbia, con le onde e col sole. Grazie a tutti, liberiamo la nostra mente. Grazie Alessandro, cortesemente, siccome già siamo fuori un po' con i tempi, se appunto velocemente qualcuno vuole fare qualche altra domanda, così almeno... Ah, prego professore. Giuseppe di Siena, brevissimo per davvero. Quello che sembra un discorso poetico, così romantico di Franco, no? Poco prima, mi ha fatto venire in mente una cosa e chiedo il conforto del giurista, che ringrazio perché è stato molto chiaro e bravo, diciamo, se posso dirlo. Ho letto che in Nuova Zelanda c'entra un fiume, è stato dichiarato soggetto giuridico, vi prego di trovarla questa cosa, su internet, e c'è un rappresentante della tribù dei Maori, per cui è una cosa recente, per cui sembrava strano parlare del mare come soggetto, in realtà lo può essere attraverso dei rappresentanti, vi assicuro, la legislazione britannica se volete, Nuova Zelanda eccetera, però è una cosa da praticare perché non è soltanto così lontana da noi. Io non so, forse non siete al corrente, io l'ho letta sul libro, ho fatto ricerche su internet ed è vero questo, il mare può diventare soggetto giuridico e poi avere i loro rappresentanti. Voi dite i Maori, l'animismo di quella popolazione, no,
qui parlo del piano giuridico, oltre agli altri piani che ovviamente ci stanno a cuore, quelli giuridici, quelli di lotta su cui bisognerebbe parlare a lungo, e mi fa piacere che l'Assemblea si stia scaldando su questi temi. Solo questo, volevo chiedere se siete al corrente di questa cosa, se non vi do altre informazioni su come un ente, no, che sembra privo di vita o comunque sia non umano, possa avere personalità giuridica. Vi prego, se non l'avete sentita questa notizia, ve la do in anteprima e mi premurò di documentarmi. Grazie. Grazie mille. Grazie professore. Avvocato Turco. Vuole rispondere prima lei o andiamo avanti? No, adesso rispondo le cose così poi. Ah, c'è un'altra domanda. Ci sono altre cerchiamo di saperlo per chiuderle, quali sono le domande. Ecco, velocemente appunto. Iniziamo da quelle e poi facciamo gli interventi. Vai. Poi. Salve, sono di Mare per tutti. Volevo sapere, è una questione tecnica. Dunque, una questione tecnica, cioè chi è il responsabile effettivo delle concessioni? Cioè, il patrimonio è demaniale, è la sindaca il responsabile, oppure la regione, oppure il municipio? Nel senso, nel caso di inadempienza, per esempio, dei vigili, è inadempiente sempre il sindaco. Chi è inadempiente di questa cosa? Questo è il punto. Aggiungo semplicemente una cosa. Da quello che ha detto l'avvocato Besostri, credo che noi dobbiamo agire con intelligenza, non è così semplice. Lui ce l'ha spiegato, non è così semplice. Prendiamo e andiamo. C'era, mi sembra, Manzoni, dice Pedro, adelante con giudizio. Bisogna essere buon giudizio. È questo che dobbiamo fare, perché noi siamo molto portati a rompere tutto, no? Perché vedete, i 16 anni, io faccio brevissimi, i 15 anni di proroga non è soltanto, diciamo, un'offesa, è una cosa che, cioè, hanno vinto i balneari, ha perso la città, questo è il punto. Hanno vinto i balneari, ha perso la speranza di sviluppo del territorio, hanno vinto i balneari e ha perso un sogno. Questo è il punto. Dopodiché. Sempre il nome per la ripresa, se è possibile. Io mi chiamo Gino Imaggi. Siccome sembra un crampo alla lingua, tutti mi chiamano Emilio col nome familiare. Volevo fare una domanda a lei, dottore. Poco fa lei ha citato il codice civile. Una delle poche volte che ho consultato questo codice, mi ricordo di aver letto... Così, davanti proprio. Così? Più vicino? Così? Chiedo scusa. Ho letto che qualsiasi costruzione costruita su un fondo è di proprietà del proprietario del fondo. Allora le domando, la spiaggia io credo che per un tratto non sia del Comune di Roma, ma sia del demanio dello Stato. Allora, non si può in qualche maniera sollecitare il demanio dello Stato a far rispettare la questione del lungomuro o dell'accesso alla spiaggia? Ho finito. Ecco, un po' di ordine su questa questione di competenze e soggetti legittimati, proviamo a metterlo. Chiedo scusa, mi sembra che Adosso voleva dire qualcosa. Vabbè, sì, abbiamo gli interventi. Vabbè, però grazie a Liberi di Pù dopo possiamo rivedere tutto. Allora, innanzitutto una premessa, che bisogna essere seri. Io perciò delle questioni dei manufatti enormi, tremendi, non parlo.
Non ho visto gli atti, non so come sono stati costruiti, chi ha autorizzato la loro costruzione, non sarebbe serio che io dica qualcosa sul genere. Posso invece dire, su dei principi di carattere generale, alla signora, se uno per un manufatto si fa male, allora i cari sono. Allora, chi l'ha costruito, chi lo gestisce e chi ne è il proprietario, secondo la situazione. Perciò un responsabile c'è sicuramente di questo. Cosa sia nel caso specifico non lo posso dire perché non sarebbe serio, non so, questo manufatto che può provocare dei danni. C'è adesso una recente sentenza che mi sembra riguardi proprio le buche di Roma, che ha detto che ormai è notorio che ci sono delle buche a Roma, mentre prima era abbastanza pacifico che se uno finiva in una buca e si faceva male, faceva la causa al Comune di Roma e fosse risarcito. Con l'ultima cosa dice: siccome tu sai che ci sono le buche, vai in giro, guardi, perché se finisci in una buca è anche colpa tua, puoi avere un concorso di colpa e non è detto che tu hai il risarcimento. Se diciamo questi immobili che ci sono e che impediscono il passaggio nella battigia sono notissimi e si vedono, perché un conto è un qualcosa che è costruita che non si vede, un conto se uno vede un muro e cerca di scavalcare il muro e poi si fa male scavalcando il muro, non può pretendere di essere risarcito. Però questa è una cosa di carattere generale che dico così tanto per dire e per dare una risposta. Sulle altre questioni non si può parlare di una questione senza conoscerla. L'altra questione riguarda il regime, perché le spiagge sono demaniali, però il demanio può averle a sua volta concesse o aver delegato le funzioni demaniali a degli enti che sono, noi siamo una struttura regionale che può cambiare la situazione da regione a regione, perché dipende poi la regione cosa fa, se l'ha delegato il comune, il comune l'ha delegato al municipio. Queste cose vanno indagate caso per individuare qual è il regime. Quello che noi sappiamo è che le spiagge sono sicuramente demaniali e perciò non può sorgere nulla su un bene demaniale che non sia stato autorizzato dal demanio o dall'ente che è stato delegato dal demanio a gestire la parte demaniale. Ecco, questo dice. Allora, qui sembra che però sono stati fatti a volte degli abusi edilizi, perciò se questi qui dovrebbero essere acquisiti al patrimonio. E c'è l'altra norma di carattere generale: quando uno costruisce su un fondo altrui, ci sono due possibilità per il proprietario: farlo abbattere, o se vuole tenerlo lui perché ne acquisisce la proprietà, però deve pagare il minor valore tra il valore di mercato e il costo di costruzione di questo immobile, se lo vuole tenere. Ecco, questa è una regola che vale in generale per tutti. Però ecco, qui quando noi abbiamo una situazione di abuso non dovrebbe valere la regola io pago e mi tengo lì il manufatto illegittimo. I manufatti illegittimi su area demaniale vanno abbattuti a spese di chi li ha costruiti in maniera abusiva. Questa è la regola di carattere generale. A tal proposito, lo dico perché semplicemente ne parlavo prima con l'avvocato Giuseppe Libutti, che saluto, e che poi se vuole intervenire, che ovviamente in qualsiasi momento. E, cioè, è proprio di due giorni fa una sentenza che assolve Fabrizio Fumagalli, che era il concessionario del MED, dall'accusa di abusivismo edilizio. Ecco, rispetto a questo, diciamo che chiaramente dobbiamo aspettare le motivazioni della sentenza, però ciò che si intuisce in maniera anche abbastanza chiara leggendo il provvedimento che ha ordinato l'abbattimento, cioè quindi la demolizione dell'edificio, sostanzialmente viene dato per scontato che questa costruzione sia abusiva, quindi c'è scritto: siccome è abusiva il concessionario deve buttarla giù, in buona sostanza, senza che sia portato alcun atto che stabilisca che questo manufatto sia abusivo. Quindi è chiaro che se l'amministrazione non motiva dicendo che il manufatto non documenta il fatto che sia abusivo, poi nel momento in cui qualcuno si ribella, ecco che gli viene data ragione. Quindi c'è, adesso siamo appunto in attesa delle motivazioni della sentenza, però c'è il rischio
che questa assoluzione derivi proprio dal fatto che, come spesso è avvenuto anche in altri casi, che esiste un titolo autorizzativo pur illegittimo del municipio sulla costruzione di questo edificio, e che quindi di fatto svincoli dalla responsabilità il concessionario che effettivamente l'ha edificato, e che adesso gli dà chiaramente modo di dire che lui non c'entra niente e che ha fatto tutto a norma di legge, anche se in altri casi, e nessuno dice che è stato anche questo, si è poi dimostrato che c'è stato un fenomeno corruttivo dietro a quell'atto anche autorizzativo, per cui anche in altri casi ulteriori è stato c'è stata la fattispecie di danno erariale nei confronti chiaramente del funzionario che ha autorizzato quest'atto. Non so se sono stato chiaro, però quindi questo per dire che spesso il caso è molto articolato e complicato, e è molto semplice, la sentenza è uscita, ha assolto molti titoli semplicistici, è assolto Fumagalli, l'immobile non era abusivo, fine, mentre invece uno dovrebbe andare... No, in realtà sono due, c'è anche Ostia Newsgo che ha fatto la stessa affermazione, anche in buona fede, perché io non magari ha letto il titolo o l'oggetto del... Potrebbe essere anche prescritto, che lo sappiamo. Potrebbe, insomma, non sappiamo le motivazioni ovviamente, però ecco, bisognerebbe scavare. Scusate questa digressione, lascerei la parola all'avvocato Turco. Buonasera. Allora, diciamo, il discorso delle concessioni viene un po' da lontano, il discorso della Bolkestein. Per quanto riguarda proprio le concessioni attualmente in essere a Ostia, sono concessioni che risalgono ai primi anni '80. All'epoca la competenza, diciamo, era della Capitaneria di Porto, poi è passata successivamente ai comuni, e in quell'occasione c'è stato l'architetto Gianfilippo Biazzo che ha concesso queste autorizzazioni a quasi tutti i balneari attualmente in esercizio, e questo lo ha fatto senza una gara, senza stabilire niente, sulla base di preconcetti, concetti e conoscenze sue. Per questo motivo l'architetto Biazzo un po' di tempo fa ha subito anche un processo per danno erariale e è stato condannato a una minima somma, perché il danno è stato stimato all'incirca 10 anni fa in 120.000 euro. Però se si va a leggere la sentenza si vede bene che il danno era ben maggiore, e che questa entità di risarcimento è stata stabilita proprio nella minor somma possibile, semplicemente basandosi sul prezzo che veniva pagato per la concessione da un chiosco. Ora, la maggior parte degli stabilimenti non sono dei chioschi sulla spiaggia, ma sono stabilimenti che hanno ristoranti, negozietti, insomma sono degli esercizi commerciali, sì, molto più ben avviati che un semplice chiosco sulla spiaggia. E quindi sulla base del prezzo che questo chiosco pagava a metro quadrato per la concessione balneare, l'architetto Biazzo è stato condannato per le concessioni che aveva rilasciato senza nessun criterio, così sulla base non si sa di cosa. Non si sa, ma lo intuiamo, perché insomma... E quindi... Ma per ogni concessione o in totale? No, per ogni concessione. Sono 70 circa concessioni, e lui ha fatto questi atti basandosi anche su planimetrie che gli stessi concessionari, molti erano a firma di Renato Papagni come ingegnere, però ce n'erano anche altri, ma diciamo questa documentazione era quasi un'autocertificazione, e soprattutto quello che mancava era un atto dove tu fai un testimoniale, bravissimo, e non c'era un testimoniale che certificasse lo stato dei luoghi prima ancora che iniziasse la concessione. Per cui su queste concessioni sono stati indicati metri quadrati, cose, così, a seconda di quello che il concessionario indicava e di quello che risultava da queste planimetrie allegate. Planimetrie che nel tempo sono scomparse, e ne sono apparse altre, nel senso che se la concessione ha data, 1985,
e dice che io te lo concedo così come la situazione è rappresentata nella planimetria allegata, uno pensa che a quella concessione ci sia allegata la planimetria 1985. Posso dirvi che l'ho visto con i miei occhi, c'era anche Franco Giacomelli, che le concessioni allegate all'ufficio tecnico circa 7 anni fa, abbiamo fatto questa ricerca, non portavano la data fagonto del 1985, ma addirittura del 2005, del 2010. E quindi questa cosa, 2013, sì, e quindi alla concessione che aveva quella del 1985, no, 2013 forse no, un po' prima, erano 2005, forse adesso, però io ho quelle precedenti. Se non che anche queste concessioni poi sparite perché c'è stato un incendio all'ufficio tecnico, cioè insomma attorno a questa cosa sono successi tanti fatti e vabbè, sappiamo tutta la vicenda, insomma, poi come si è sviluppata. Allora, sulla base di questo, noi possiamo dire che le attuali concessioni non si basano su un criterio democratico, su una scelta economica, ma semplicemente è una situazione di fatto che si è creata per dei prezzi che neanche... Ah, sui prezzi c'è un'altra cosa da dire, che nel 2000, che c'è stata poi una legge, che sarebbe la legge che Franco Giacomelli cita sempre per dire l'accesso, la 296, esatto. Articolo 1,251. E praticamente quella ha stabilito quali sono i canoni concessori a metro quadrato e sono all'incirca 80 centesimi quando è spiaggia, insomma non edificata, diciamo. Poi il doppio, 1,60 o poco più, pochi centesimi di più, quando si tratta di un'edificazione rimovibile, e addirittura il triplo di 90 centesimi, quindi 2,70 euro, quando si tratta di costruzioni stabili, non rimovibili, quali ristoranti e quant'altro, no? Allora, in virtù di questo, gli attuali concessionari, il prezzo che stanno pagando sono per i ristoranti 2,70 euro a metro quadrato, per le costruzioni di facile rimozione che non vengono mai rimosse 1,70 euro, e per la spiaggia non occupata da costruzione 90 centesimi. Allora, diciamo, ci sono state varie proposte, no? Che loro hanno promosso. Dice, beh, noi possiamo pagare il doppio. Sì, ma il doppio di 0,000 non dà niente, quindi cioè, è assurdo, cioè, è prenderci in giro, no? E queste qui sono le proposte che le persone che attualmente possono fare qualcosa come proposte di legge, quindi vabbè, il governo ma anche i parlamentari hanno ventilato. E che cosa è successo? Che improvvisamente al 31 dicembre col maxi emendamento è stata approvata appunto questa proroga di 15 anni. E diciamo improvvisamente no, perché se ne parlava già da 15 giorni, ma questo è stato un po' una cosa che nessuno di noi pensava potesse succedere, perché insomma stiamo a litigare con l'Europa dicendo questa direttiva Bolkestein, ci stanno per aprire la procedura di infrazione, insomma ci hanno già detto a chiare lettere che sugli ambulanti, sulle cose se ne parla, no? Dal 2010 che la direttiva Bolkestein deve essere applicata, quindi non vai a pensare che siano così sfrontati. Sono così sfrontati, hanno fatto questa proroga a 15 anni, per cui il 1 gennaio, e io personalmente, per conto del Partito Radicale Transnazionale, ho presentato un ricorso per procedura di infrazione alla Commissione Europea, denunciando appunto l'ennesima legge che viola la direttiva Bolkestein, che viola i trattati, che viola la Costituzione. E precedentemente abbiamo, sempre con il Partito Radicale Transnazionale, depositato circa 7 ricorsi per procedura di infrazione, perché tante sono le leggi dello Stato italiano che si sono messe in opposizione, in contrasto netto con i trattati, con la direttiva Bolkestein. E diciamo che poiché non ricevevo più nessuna risposta, mi sono rivolta al mediatore europeo, che diciamo sarebbe quello che strilla la Commissione europea quando dice perché non gli hai risposto a questi ricorsi. Il mediatore europeo quindi si è risentito con la Commissione europea, perché io non avevo avuto più nessuna notizia sulle nostre denunce.
E allora la Commissione europea, un po' stizzita del fatto che fosse stata strillata, tra virgolette, dal mediatore europeo, mi ha risposto: ah, ma guarda che noi possiamo anche non aprirla una procedura di infrazione, non è che siamo obbligati. E tutto sommato, se non lo abbiamo fatto, è semplicemente perché la direttiva, a parte che era già self-executing, significa di immediata applicazione, sia da parte della pubblica amministrazione che della magistratura, se non lo abbiamo fatto è perché abbiamo visto che in tutti i casi in cui il cittadino si è rivolto alla magistratura per denunciare la mancata applicazione della direttiva, la magistratura ha sanzionato la mancata applicazione e ha fatto in modo che il cittadino ricevesse soddisfazione. Quindi, siccome la tutela del diritto c'è, noi non necessariamente dobbiamo aprire una procedura di infrazione. Precedentemente, nel 2013, alla nostra prima denuncia, la risposta era stata: sì, stiamo investendo il governo ai massimi livelli di questo problema che voi avete segnalato, perché lì non lo sapeva nessuno che la direttiva Bolkestein era disapplicata e l'avevamo scoperto quasi per caso noi, che insomma c'era questa direttiva da mandare avanti, perché i balneari non è che te lo fanno sapere o che la gente va a interessarsi, no? Con uno studio approfondito di altre cose abbiamo scoperto questo. E quindi lì avevano risposto: abbiamo interessato il governo ai massimi livelli, e in effetti il governo Renzi aveva preparato un progetto di legge, che però poi i balneari sono riusciti in vari modi, forse a... Sì, faceva schifo, però stava provvedendo, cioè voleva fare qualcosa. Intanto viene il dibattito, no? Il dibattito politico, se ne discute. Invece non se ne fece niente. E quindi niente, per questo motivo la risposta è stata in quel senso, no? È stata attualmente, voglio dire, quella a seguito della mia richiesta al mediatore europeo. La Commissione europea mi ha risposto: non l'abbiamo fatto perché abbiamo visto che la magistratura insomma dà applicazione a questa cosa. E per questo motivo abbiamo preparato con Mare Libero, anche col Partito Radicale Transnazionale, una richiesta al sindaco e al presidente del municipio, perché bisogna vedere se il sindaco ha delegato a sua volta per le concessioni balneari, come diceva l'avvocato, il municipio qui di Ostia. Una richiesta di concessione, cioè i cittadini e chi ha sottoscritto insomma questa richiesta chiedono che si faccia un bando di gara al fine di poter partecipare e ottenere una concessione balneare, posto che quelle attualmente in essere sono illegali, perché la direttiva Bolkestein ha valore più ancora che la Costituzione, ha lo stesso valore dei trattati. E anche la sentenza del 14 luglio 2016 della Corte di Giustizia, per legge internazionale riconosciuta, ha valore tanto quanto un trattato internazionale, cioè vale tanto quanto una direttiva europea, ecco, ha lo stesso valore. Per cui, siccome al 14 luglio 2016 la Corte di Giustizia con una sentenza decise che le attuali concessioni erano in contrasto con il diritto europeo, perché? Perché non si era fatto un bando di gara per assegnarle, quindi non c'era stato il rispetto della regola, non solo della direttiva Bolkestein, ma proprio della regola basilare affinché tutti i cittadini dell'Unione Europea potessero intervenire in questa attività economica, partecipare di questa attività economica, fare loro i concessionari balneari, insomma, no? Quello che i principi generali dell'Unione Europea, insomma, il diritto di stabilirsi in qualsiasi paese dell'Unione. E quindi noi stiamo portando avanti questa iniziativa, siamo certi, perché così ci ha risposto la Commissione europea, ma già perché ne eravamo certi per aver studiato attentamente il problema. Siamo certi che a seguito di questa richiesta di bando di gara, ove il sindaco negasse di fare il bando di gara o non rispondesse, ne possiamo adire il TAR, e il TAR dovrà darci ragione, perché così è scritto anche nella lettera che mi hanno risposto lì dall'Unione Europea, dicendo: ah, guarda che se il sindaco non lo fa, sappi che puoi farlo. Noi lo sapevamo, ovvio, però loro ce lo hanno ribadito.
Allora io spero che con questo ultimo ricorso per procedura di infrazione, che ripeto, il Partito Radicale Transnazionale ha depositato il 1 gennaio, e il 1 gennaio perché il 31 dicembre è stato pubblicato il maxi emendamento, siccome è obbligatorio allegare al ricorso la legge, io non potevo farlo prima, e quindi il primo giorno utile è fatto per via online, e poi l'ho portato alla Commissione Europea cartacea con tutte le firme, insomma, in originale. Maria Laura, chiedo scusa, siamo fuori. Finito, ho finito, tutto qua, quindi proprio preciso. Grazie. Grazie mille all'avvocato. Ho altri due interventi. Ma sempre su domande ancora? Non so, sono domande o andiamo avanti? O lasciamo a dopo? No, chiedo velocemente, chiedo scusa perché dobbiamo terminare la prima, siamo fuori quei tempi. Dobbiamo sì, saluto intanto Edoardo Zanchini, vicepresidente di Lega Ambiente, che ci ha raggiunto, una presenza molto importante per noi. E, non lo so. No, sembra che no. Va bene, allora dopo ci sarà spazio per l'intervento. Ci saranno altre occasioni, immagino. Comunque anche l'avvocato che ha fatto già quell'iniziativa della procedura di infrazione, addirittura tempestivamente il 1 di gennaio, però appunto se viene ripetuta da più parti dove ci sono questi rinnovi, questo sicuramente aiuta il rafforzamento di questa iniziativa, che è la prima da fare, è la più semplice, diciamo, non ha costi, ci vuole che premere la commissione perché lo faccia, perché di solito chiede allo Stato di controdedurre, se quello prende tempo, quella che ho fatto sulla Grondanoli, parlavo prima, la procedura è stata in piedi per 2 anni, comunque è arrivata in tempo prima che facessero questa autostrada cittadina, però ecco, come sempre bisogna poi le cose non fatte, consegnate, bisogna continuare la pressione pubblica, politica, se ci sono dei parlamentari europei che fra un po' dovrete leggere, che fanno delle interrogazioni per sapere a che punto è, se la Commissione Europea ha dato seguito a questa procedura di infrazione, cioè un'azione, diciamo, politica e che è giuridica assieme. Grazie, ringraziamo l'avvocato per la sua presenza e insomma avremo modo a brevissimo di confrontarci nuovamente con lui. Intanto gli consegniamo una copia del libro bianco, che è il Mare Negato di Roma, che è il libro che come associazione abbiamo preparato e raccoglie insomma la storia un po' della normativa a proposito delle concessioni balneari e anche le nostre battaglie che abbiamo appunto intrapreso. E Marco, innanzitutto voglio ringraziare l'associazione Mare Libero per l'invito. Io sono Marco Possanzini e sono il segretario locale di Sinistra Italiana. Quando è iniziata questa assemblea non ho potuto distogliere lo sguardo dallo schermo mentre l'avvocato Besostri ci illustrava gli aspetti giuridici, gli aspetti più tecnici. E vedendo quelle immagini ed ascoltando l'avvocato, una cosa mi ha in qualche modo fatto riflettere. 60 anni di incrostazioni, di immoralità, di illegalità, di connivenze, in qualche modo di chiusura degli occhi da parte anche della politica, non si cancellano, non si possono cancellare con semplicità, con facilità. Ed è il motivo per cui abbiamo costituito, insieme appunto a Mare Libero, insieme a altre forze politiche, un comitato. Prima mi sembra fosse il consigliere De Donno che auspicava la nascita di un comitato. Un comitato già esiste e si chiama Mare per Tutti e si sta occupando proprio di mettere insieme discipline politiche, giuridiche e anche morali per affrontare 60 anni di incrostazioni. Perché insomma dobbiamo essere consapevoli di questo, altrimenti rischiamo di farci sfilare un pochettino dalle mani il senso anche della realtà. Perché dico questo? Perché è del tutto evidente che davanti ai 15 anni di proroghe, e non c'è solo quello, ma ci arrivo fra un minuto, c'è una volontà politica nazionale di sostenere questo sistema scellerato,
c'è una volontà politica nazionale che dura da anni, da decenni. È molto diffusa, molto radicata in tutte le amministrazioni, da quella nazionale, passando per quella regionale, passando per quella provinciale, passando per quella comunale, passando per quella municipale. Perché questo è il punto, questo è il cuore. Ecco perché è difficile affrontare le cose soltanto in termini giuridici ed è fondamentale mettere insieme non solo l'aspetto giuridico che è determinante, ma anche quello politico, anche quello della mobilitazione. Perché noi dobbiamo riuscire ad accendere un faro nazionale su questa vertenza, su questa vicenda, perché il mare di Roma è il mare di Roma, ma in realtà è una vicenda nazionale e quel lungo muro è un simbolo. Sono 8 chilometri all'interno dei quali si cela immoralità, illegalità, prepotenza, e sono 8 chilometri che sono un simbolo, ma sono un simbolo nazionale, sono una cicatrice sul volto dell'Italia. Perché vi dico questo? Perché oltre ai 15 anni di proroga, questi signori che stanno al governo, e ci sono anche quelli del cambiamento fra l'altro, quelli che accusavano gli altri che sostenevano le lobby di potere eccetera, oggi che cosa hanno fatto? Hanno proposto addirittura, hanno cercato di proporre la sdemanializzazione delle coste. Nel decreto legge semplificazioni hanno introdotto degli emendamenti che automaticamente sdemanializzavano la costa e facevano diventare tamblè, senza colpo ferire, gli stabilimenti, che poi, come abbiamo sempre detto, stabilimenti è un brutto termine, le costruzioni che stanno sulla battigia, proprietà privata dei concessionari, che diventavano proprietari di quelle strutture, proprietari delle concessioni e addirittura proprietari delle spiagge. Perché questo stavano facendo. Ora non ci sono riusciti, perché in qualche modo siamo riusciti a scoperchiare questa situazione, e dal punto di vista anche dell'opinione pubblica hanno ritirato questi emendamenti, ma torneranno alla carica, perché quello non è uno sbaglio, non è una manina di qualcuno che ha messo il foglietto dentro il decreto e poi, oh, guarda un po', c'è sta una norma, chi l'ha messa non si sa. È una volontà precisa della politica nazionale, che c'è un riverbero a tutti i livelli, anche a livello cittadino e municipale, perché insomma, come Comitato Mare per Tutti ce lo possiamo dire, noi abbiamo dovuto manifestare a rischio pure di farci denunciare per chiedere che fosse applicata la legge. È un paradosso tutto italiano questo, cioè cittadini che si devono mobilitare, che devono rischiare denunce per chiedere che sia applicata la legge, e quando siamo riusciti a farla applicare sono accaduti piccoli miracoli. Abbiamo scoperto che gli stabilimenti, anche durante adesso la stagione invernale, devono tenere aperto. Abbiamo scoperto che il Battistini occupa 2/3 di spiaggia in maniera impropria. Abbiamo scoperto tutta una serie di storture che l'amministrazione, con tutto che c'è una sede fisica a 200 metri da dove le storture avvengono, non si è mai accorta che ci fossero. Abbiamo assistito qualche settimana fa a un presidente di commissione ambiente che, in una commissione deputata a discutere del programma spiagge per il 2019, si è permesso addirittura di dire che i concessionari sono proprietari della concessione. Già il termine proprietario già va fuori dal vaso, scusate un po' il paradosso, ma su questo mi accaloro molto, ma addirittura che è diritto dei concessionari il fatto di segregare le spiagge per evitare che i cittadini ci passino attraverso per raggiungere la battigia. E questo è avvenuto senza che nessuno alzasse un dito. E parliamo di un presidente di commissione che ha relazionato in questa maniera, con questa modalità, con questo linguaggio. E questo vi fa capire non un'incapacità, non un'inadempienza, ma una volontà politica, anche di quelli che sostengono il cambiamento. Perché altrimenti non avremmo visto quella schifezza in Parlamento sul decreto semplificazioni che proponeva la sdemanializzazione addirittura delle coste. Quindi io ringrazio ancora. Non ho capito. Sì, insomma, noi siamo stati anche, adesso me lo ricordava Massimo, perché fra le tante cose poi molte sfuggono, abbiamo anche scoperto che lo scorso anno, dopo un nostro intervento pubblico come Comitato Mare per Tutti molto forte, abbiamo chiesto i controlli sul rispetto dell'ordinanza. Sembra una cosa banale, il sindaco fa un'ordinanza, il corpo dei vigili dovrebbe controllare il rispetto dell'ordinanza, sono stati dei cittadini che si sono dovuti mobilitare per costringere i vigili a verificare che l'ordinanza fosse rispettata. I vigili hanno fatto dei controlli, abbiamo scoperto che hanno fatto anche un numero di verbali considerevole, 2, uno per una macchina in sosta vietata
ed uno per una cassa acustica appoggiata sul demanio, due verbaloni che hanno fatto tremare i concessionari, no? E quando siamo andati in procura, sempre come comitato, denunciando la cosa, il primo atto, e devo dire a questo punto dobbiamo anche ringraziarlo, del comandante Stangoni, ci ha convocati e i vigili urbani si sono messi un po' anche a disposizione del comitato, ci hanno chiesto di addirittura informarli delle cose che noi in qualche modo andavamo a ravvedere, andavamo a scoprire, andavamo a certificare sul litorale, e loro sarebbero prontamente intervenuti. Questa è la situazione in cui... Sì, poi insomma... Poi si sono messi a disposizione e quando siamo andati davanti al Battistini, e non è che io ce l'ho col Battistini, però è un caso abbastanza emblematico quello del Battistini, perché nel Battistini si racchiude un po' tutto, eh? C'è immoralità, illegalità, abusivismo, collusione con la politica, c'è un po' tutto nel Battistini, è un piccolo mondo di schifezze. Praticamente il Battistini non rispettava l'ordinanza invernale. I vigili sono venuti, hanno certificato che i cancelli erano chiusi, gli hanno fatto 1.000 euro di multa. La settimana dopo eravamo pronti ad attaccare un altro stabilimento e abbiamo trovato invece che cominciavano man mano ad aprire gli ingressi, secondo il rispetto dell'ordinanza. Ma non tutti, non tutti, perché più andiamo verso le dune, un altro microcosmo di bellezza, più andiamo verso le dune e più i cancelli sono ancora chiusi. Ecco, ovviamente non le dune quelle naturali, ma le dune quelle di Papagni, Hollywood praticamente, avete visto com'è la scalinata, l'ingresso, no? Com'è anche la concezione che c'hanno della presentazione delle strutture che orgogliosamente loro rivendicano come padronali. Quindi questa è la situazione in cui versa il mare di Roma. Quindi o siamo capaci di mettere insieme gli aspetti giuridici, gli aspetti politici e la mobilitazione generale per poter aggredire un problema che è nazionale, quindi coinvolgendo tutti i comitati Mari per Tutti che ci sono in tutta Italia, io spero che siano tanti e spero di cominciare a relazionarci anche con loro, perché è l'unico modo per poter rompere le incrostazioni che si sono sedimentate in 60 anni di mala politica. Perché guardate, c'è l'aspetto giuridico, perché è vero, ma in realtà c'è stata una grande assenza della politica che con questi signori ci ha stretto le mani e ha permesso quello che oggi noi consideriamo una vergogna. Quindi dobbiamo recuperare questo gap. Non sarà semplice, non sarà facile. La partecipazione a questa assemblea e a tutte le altre iniziative che abbiamo fatto mi lascia ben sperare, perché siamo sempre più numerosi, siamo sempre più determinati, siamo sempre più pronti ad interagire anche con le altre associazioni che si occupano dello stesso tema. Quindi secondo me noi siamo un po' un dito nell'occhio a questo potere occulto e vergognoso dei balneari. Ecco, questo dito noi non lo dobbiamo togliere, dobbiamo essere sempre attivi e, come diceva uno dei primissimi interventi, mi sembra quello di Mauro, ci dobbiamo mobilitare avendo chiaro qual è il quadro normativo di riferimento. Dobbiamo trovare la capacità tutti insieme di mobilitarci, perché la nostra presenza per strada è significativa quanto una denuncia in procura, perché ci permette di sollevare anche mediaticamente e pubblicamente un caso. E guardate, i media locali non si occupano del Comitato Mare per Tutti. Noi, se siamo riusciti ad avere un po' di spazio, l'abbiamo avuto sui media nazionali, il TG1 ci ha lasciato spazio, Canale 10 non ci lascia spazio, Repubblica, Messaggero ci lascia spazio, i quotidiani locali, il Faro Online ce ne lasciano molto di meno, quasi niente. Quindi immaginate qual è il sistema contro il quale ci stiamo in qualche modo scagliando, però dobbiamo trovare la forza di farlo, e ripeto, la partecipazione di oggi, la determinazione, la preparazione mi lasciano molto ben sperare. Quindi io auguro buon lavoro a tutti quanti e ci vediamo in battaglia. Grazie. Grazie. Grazie, grazie davvero a Marco. Io faccio, prima di lasciare la faccio un attimo un riepilogo sull'ordine dei lavori, così ci capiamo. Allora, adesso lascio la parola al consigliere De Luca e poi a Edoardo Zanchini, e dopodiché ci dedicheremo come associazione alle questioni di carattere burocratico, quindi dobbiamo fare delle modifiche allo statuto, chiaramente se l'associazione sarà vorrà andare in questa direzione, e quindi procedere con il rinnovo delle cariche del direttivo. Quindi conclusa questa
questa prima parte, ci dedicheremo a questa fase più interna. Chiaramente chi è interessato e vuole partecipare è il benvenuto, assolutamente. A tal proposito ricordo che c'è la possibilità di diventare fantastici associati dell'Associazione Mare Libero fin da subito, dietro c'è appunto la possibilità di effettuare l'iscrizione e comunque di lasciarci il contatto in modo che vi teniamo aggiornati qualsiasi iniziativa facciamo. Riassumo brevissimamente, proprio per sommi capi, il contenuto della relazione dell'avvocato, che poi è stata integrata poi di fatto dall'avvocato turco. Sostanzialmente l'idea che ci si prefigura è quella di agire secondo due filoni. Quello sicuramente di chiedere la procedura di infrazione alla Commissione europea, ribadendo l'azione già intrapresa dall'avvocato turco, e il secondo, che è un po' più impegnativo perché richiederebbe la possibilità di attivarsi su una rete nazionale che, come dicevo in apertura, bene o male è già attivata. C'è un problema di comunicazione, di incontro, di sinergia tra le realtà locali e soprattutto di organizzazione delle realtà locali, perché noi abbiamo la fortuna di essere riusciti a mettere su comunque un comitato che tutte le settimane di fatto organizza attività, però ecco, non è da tutti, ci sono altre realtà che sono un po' più in difficoltà dal punto di vista anche organizzativo. Però l'idea è quella di, in tutte le realtà marittime, di fare i ricorsi al TAR per richiedere appunto la messa a bando delle concessioni. Ecco, su questo Legambiente potrebbe essere chiaramente un aiuto a livello di rete nazionale, per alzare il livello di attenzione, anche per arrivare a delle realtà locali che possono essere interessate appunto a intraprendere con noi questa battaglia, e poi questa è una faccenda anche più organizzativa di cui discuteremo con calma, però questo insomma è il contenuto per sommi capi di quello che ci accingiamo a fare e che spero appunto possa raccogliere il consenso di tanti cittadini, perché come diceva giustamente Marco prima, un'azione del genere che ha un carattere ovviamente legale, se non è però affiancata da una grande azione civica di volontà di riprendere il bene mare, ecco, è chiaro che poi basta riscrivere la legge. Ecco, banalmente il prossimo governo europeo, la prossima commissione, il governo in senso ampio, riscrive la direttiva Bolkestein e tutte le nostre azioni legali vanno a farsi friggere. Ecco, questo per dire che se l'azione legale non è accompagnata da una grande sensibilizzazione e relativa mobilitazione ai cittadini, tutto resta com'è. Quello che mi sento da aggiungere è che la nostra è ovviamente un'iniziativa apartitica, nel senso che noi perseguiamo una battaglia precisa, è aperta però a tutti coloro i quali siano disposti con coerenza a intraprendere questa battaglia in questa direzione, e quindi in questo senso anche alle forze politiche che decidano coerentemente e senza ambiguità di percorrere questa battaglia, questo assolutamente, fino a che si rimane nel merito. Lascio la parola al consigliere De Luca e poi a Edoardo Zacchini. Grazie. Noi ora giustamente ce la prendiamo con gli stabilimenti, però dobbiamo essere onesti. Noi dovremmo prendercela con chi in questi anni, e chi ha senza peccato scagli la prima pietra, ha colluso con gli stabilimenti, gli hanno consentito di fare tutto perché era un potere economico, finanziario, elettorale, per cui tutti i partiti che si sono avvicendati non hanno mai messo le mani su questa questione. È anche vero che la sensibilità dei cittadini è cambiata nel tempo, perché negli anni 60 eccetera non ci si ponevano questi problemi e quindi si è costruito dappertutto eccetera, però naturalmente, e adesso se noi dovessimo fare una fotografia, mi pare Marco lo accennava, della situazione politica, non è che siamo e sia cambiata. Purtroppo l'Italia è un paese di 8.000 km di coste, in tutte queste coste la lobby dei titolari di stabilimenti in tutta Italia è una lobby fortissima, dal nord al sud, per cui non c'è un partito, compreso il mio, che oggi sposa questa causa. L'abbiamo visto anche rispetto alla proroga, no?
che poi badate, proroga è qualcosa che si dice, si do la proroga nelle more, quindi la proroga di 15 anni è qualcosa, è una contraddizione in termini, perché non esiste la proroga di 15 anni. Però è passata questa perché? Perché l'attuale governo, voi vedete che su tutto se ne frega dell'infrazione, non gliene frega niente dell'infrazione al momento, anche perché contano sul fatto che poi questo problema anche a livello europeo potrà avere degli sviluppi diversi che fino adesso noi non abbiamo considerato, e quindi è tutta una battaglia. Comunque, chiusa questa parentesi, che noi dobbiamo per questo anche noi, anche nel mio partito, io credo di far nascere una sensibilità, una cultura diversa che lo porti a valutare, diciamo, i danni di questa situazione, perché è una situazione che oggi porta soltanto danni alle comunità e ai cittadini. Detto questo, noi dobbiamo separare la battaglia in due aspetti. C'è una battaglia che accennava Marco, che noi l'abbiamo fatta in modo scientifico, diffida alla procura e diffida a tutti sull'ordinanza, denuncia la procura della Repubblica. E chi è che è rimasto in mezzo? Perché nell'ordinanza c'è scritto il comando dei vigili, dei vigili urbani è obbligato a far rispettare l'ordinanza, e lui si è trovato col cerino in mano. Per cui quando è la convocazione eccetera, perché poi noi abbiamo fatto l'accesso agli atti e abbiamo visto che di 75 controlli avevano fatto quelle due contravvenzioni che diceva lui, e allora siamo andati dal comandante, è uscito un articolo sul giornale grande su questa cosa, vi ricordate, anche cronaca locale, per cui e anche su altri giornali è uscito, sul Corriere, su Repubblica, per cui al comando dei vigili urbani ci sono sentiti, come dire. Io poi feci quella infelice battuta, dice, ma sono andati a prendere caffè agli stabilimenti, per cui si erano tutti arrabbiati. Però ci hanno convocato per dire noi non vogliamo rimanere col cerino in mano. Difatti c'è stata subito dopo una riunione convocata dal comandante con Guardia Costiera, Municipio, eccetera. Lui l'ha messi tutti intorno al tavolo e gli ha detto, dice, qua cioè, che dobbiamo fare? Io da domani incomincio, perché non posso rimanere messo in mezzo. Difatti ha incominciato a fare le multe. L'ultimo accesso agli atti che ho fatto, che gli facevo vedere ieri a Agostino, altre 10 multe da 1000 euro su altri stabilimenti, che non è che noi stiamo facendo la rivoluzione, però incominciamo a intaccare certe cose, perché dicevo, dobbiamo dividere la battaglia, la Bolkestein è una cosa e secondo me va fatta la battaglia, la cosa europea eccetera, però noi dobbiamo agire su una cosa che per i cittadini è anche più facile capire, il fatto che non si può andare nemmeno al mare, il fatto che gli accessi sono chiusi, gli stabilimenti sono chiusi, che questo mare non lo godono, non lo vivono, eccetera. E su questo dobbiamo continuare. Ora, l'apertura degli stabilimenti è una cosa, ora abbiamo fatto, gli abbiamo chiesto di mettere un cartello grande davanti a ogni stabilimento dove c'è scritto, perché molti non lo sanno, perché troviamo anche dei cancelli che sono aperti ma accostati, il che significa che se tu passi presumi che sia chiuso, no? Per cui ecco, c'è tutta questa piccola schermaglia che noi dobbiamo portare avanti in modo scientifico senza mollare. E poi naturalmente a fianco a questo c'è, badate, dice, perché sta cosa è? Diciamo francamente, se questo problema fosse sentito dalla popolazione, dico di Ostia, di quelli che sono più vicini, e noi ci presentassimo a fare una manifestazione con 1000 persone, il giorno dopo questa cosa sarebbe all'ordine del giorno, anche della politica, eccetera. Ad oggi è vissuta come una cosa che perché poi diciamo, c'è chi dice no, io voglio le cabine, noi abbiamo precisato che non è che siamo contro la cabina sul mare, siamo contro il mare chiuso come è, diciamo, no? Che la legge stessa dice 50% spiagge libere, 50% però devono essere, non è che tu nel pezzo migliore centrale sono tutti tutto chiuso e poi spiagge libere io devo andare, anche perché dal punto di vista del usufruire del mare turisticamente, io arrivo a Ostia e al mare, se poi devo pigliare la macchina e andare, non so, ai cancelli, vabbè, ci vado, però non è quello il godimento del mare che noi vogliamo. Quindi noi
dobbiamo continuare a perseverare per fare in modo, anche creando delle contraddizioni come quella che è scoppiata col comando dei vigili urbani, che non sarà per quello, perché ora loro andranno anche a questa faccenda delle reti che mettono sulla spiaggia, che anche quella è una cosa incredibile, le reti con pali di castagno, le reti di pollaio, perché si circondano tutto il loro, per cui tu rischi di andare, di accedere al mare da una parte, poi quando vuoi uscire sai da dove devi uscire perché ci stanno tutte le reti, no? C'è un famoso episodio che Franco, poi l'altro giorno ho visto pure la foto di uno che poi era rimasto dentro, ha avuto problemi, morì quel ragazzo parecchio tempo fa. Quindi c'è un problema di sicurezza che va anche sfruttato. Allora io concludo, non la faccio lunga. Noi dobbiamo insistere adesso con questa contraddizione dell'applicazione dell'ordinanza, perché l'ordinanza praticamente viene fatta e messa nel cassetto, così è successo anche in passato. Nell'ordinanza, cioè l'applicazione dell'ordinanza letterale sarebbe una rivoluzione. Leggetevela, la distribuiamo, noi dobbiamo fare un pacco di ordinanze e distribuirle, perché leggere l'ordinanza significa delle cose, intanto deve essere aperte 48 ore, tutto il giorno deve essere aperto l'accesso al mare, non ci devono essere barriere tra uno stabilimento e l'altro, cioè significherebbe abbattere muri, significherebbe fare tutto, ed è quello che noi chiediamo, perché io li massacro su questa cosa, applicazione dell'ordinanza, questa giunta che doveva fare, non fanno niente perché incapacità, pavidità, insipienza, ma anche perché nemmeno loro sono cacciatori del consenso. Guardate che sulla Bolkestein, ma loro anche sugli ambulanti, tutte queste cose, sono tutti a favore. Ma i tredicini, loro, i tredicini, almeno i nostri quando governavano con i tredicini ci andavano coi piedi di piombo, questi con i tredicini hanno fatto proprio il patto di ferro. Quindi concludo, quindi praticamente l'importanza e tutte le associazioni Male Libero è perché noi non dobbiamo rassegnarci, no, dobbiamo conquistare dei risultati, perché la gente, vedendo che comunque ci sono dei risultati, puntando ad avere poi una partecipazione popolare molto più importante di quella che non abbiamo adesso. Grazie. Lascio la parola a Edoardo Zanchini e chiudiamo la prima parte. Grazie, mi scuso per il ritardo, ma sono riuscito anche a perdermi, quindi ho perso ancora tempo. Però mi sembra che insomma di essere riuscito a capire anche la discussione che è stata fino ad ora. Aggiungo solo alcune cose. La prima è che qualcuno ha detto che questa battaglia è complicata perché la politica ha sempre guardato dall'altra parte, però questa battaglia si può vincere se noi riusciamo a far parlare di queste cose. La cosa che fa più paura ai balneari è che si parli di loro. Noi lo sperimentiamo come Lega Ambiente, ogni volta che d'estate facciamo casino, veniamo regolarmente chiamati, ci dicono ma perché non facciamo le cose assieme, ma perché dite queste cose, ma non è vero, ma vi spieghiamo. E l'altra cosa che gli fa davvero paura è che uno gli dica voi siete tutti così, perché loro dicono non è vero, perché loro sono migliaia in tutta Italia. La situazione è molto articolata, diciamo, a Ostia c'è la sfortuna di avere la situazione peggiore, perché non c'è nessun posto in Italia che c'ha una situazione così insomma qui c'è tutto, cioè come dire, è inutile che lo racconto a voi. Nelle altre parti d'Italia ci sono contraddizioni diverse, tra l'altro anche come dire con situazioni molto articolate, perché in realtà è molto più al nord che ci sono gli stabilimenti balneari rispetto al sud Italia, in cui stanno crescendo, tant'è che ora la pressione è per allargare in realtà le maglie e fare appunto queste assegnazioni al sud, dove in realtà sta crescendo il turismo, mentre al nord si vuole lasciare tutto così com'è, tant'è che si sta andando su leggi regionali, la Liguria ha fatto una legge regionale pessima, insomma si sta andando avanti in quella direzione. Noi dobbiamo riuscire a far parlare di questo tema, e dobbiamo riuscirci, come dire, parlando semplice, facendo capire alle persone i loro diritti, che sono le cose più, come dire, più comunicabili. La cosa più semplice e comunicabile è quella di poter avere la possibilità di vedere il mare, cioè su quella roba lì noi dobbiamo andare fino in fondo, cioè dobbiamo rompere le scatole fino in fondo, cioè il diritto a vedere il mare, quella foto lì è allucinante. Poi le altre cose sono, quello abbiamo fatto noi la battaglia quest'estate come Lega Ambiente, che continueremo, ovviamente riguarda Ostia sempre in modo particolare perché Ostia è diversa da tutti gli altri, però come dire, la quantità di spiagge date in concessione è una vergogna,
cioè la quantità in Italia ormai è superata il 50% ovunque, e questa cosa è inaccettabile. Sono comuni dell'Emilia Romagna in cui si arriva al 90%. Su questa cosa loro vanno in difficoltà perché si rendono conto che effettivamente si soffre, hanno occupato tutto, e quindi noi su questa cosa dobbiamo puntare, ed è la cosa su cui trovare anche un'alleanza con altri che sono interessati. Poi su questo chiudo alla fine. E poi c'è il tema dei canoni. Sui canoni noi dobbiamo fare una battaglia di trasparenza, cioè tirare fuori, sono dei canoni di concessioni pubbliche, tu devi mettere quanto loro guadagnano e i prezzi che mettono, e uno appunto deve tirar fuori queste cose, semplicemente raccontarle per far capire come si fa una concorrenza anche sleale agli altri esercizi commerciali delle zone intorno, perché noi questo dobbiamo far capire, che si fa un danno allo Stato, che c'è una privatizzazione delle aree e si fa una concorrenza sleale nei confronti di altri che pagano affitto, cioè, perché questo succede. Perché dico questo? Perché noi riusciamo a battere il muro del consenso se ci facciamo capire rispetto ai diritti di ognuno di noi. Loro ovviamente com'è? Loro non si capisce mai che cosa fanno, fino all'ultimo giorno che esce l'emendamento, sembra che non esista l'emendamento, non parlano solo tra di loro. E poi ovviamente parlano con la politica, sono bravi a fare i lobbisti dei loro parlamentari, insomma loro sono straordinari nel lavoro trasversale che fanno a tutti i partiti e a tutti i livelli. È chiaro che è molto difficile, quindi battere quel tipo di lobby ricca e organizzata. Vado alle vertenze, assolutamente d'accordo su tutto quello che avete detto, appunto le due strade che sono state dette, quelle nazionali, sono d'accordo con Atos, noi dobbiamo insistere però qui a chiedere, a rompere le scatole, quello bisogna... È l'unica cosa che gli fa paura poi, e quindi poi tirare fuori quante volte sono andati i vigili, cioè per mettere in difficoltà e far capire che uno gli sta sopra, perché l'unica paura che hanno i vigili è che uno vada a controllare, perché questa è l'unica cosa rispetto alle ordinanze. Terzo tema su cui secondo me invece dobbiamo lavorare, prima scorreva il testo della legge regionale che dice il 50%, allora secondo me bisogna fare una vertenza con la regione. Cioè con la regione bisogna fare una vertenza, ora capiamo la forma, se appunto vista Atos, questo lo dico anche a te, cioè la legge regionale che dice almeno il 50% non è applicata, allora bisogna chiedere alla regione che stai facendo per applicare quella legge? Quindi in questo caso si può andare anche direttamente, oppure si va, se poi non ti rispondono si comincia a chiedere le interrogazioni in consiglio regionale. Però a quel punto della regione noi dobbiamo aprire una contraddizione dentro la regione, perché quella legge è lungimirante, poi però qui a Sperlonga, cioè tutte le zone un po' delicate, in realtà questa legge non si preferisce che non venga applicata. Quello è l'altro tema su cui secondo me conviene lavorare. L'invito è davvero lavoriamo tutti assieme, perché questa è una battaglia difficilissima, perché veramente loro hanno una forza, una capacità di lobby mostruosa, per cui capiamo i prossimi passi. Noi come Lega Ambiente ci stiamo lavorando anche cercando di aprire la contraddizione rispetto al fatto che ci sono cose molto diverse, ci sono dei mafiosi e ci sono delle famiglie, ci sono dei mafiosi che hanno privatizzato delle spiagge, non solo qui ma in giro per l'Italia, e ci sono delle famiglie che hanno uno stabilimento che gestiscono anche bene, ci sono cose molto diverse. Poi è andata a San Vito Lo Capo, gli stabilimenti non esistono, ci sono l'affitto degli ombrelloni e la sera li devono smontare. Se tu arrivi alle 6 di sera a San Vito Lo Capo, la spiaggia è libera effettivamente, poi la mattina loro corrono a metterli perché appunto c'è un tipo di concessioni da una parte e dall'altra è libera, cioè è completamente un altro modello, però ci sono cose diverse, e allora noi dobbiamo insistere nel dire noi non ce l'abbiamo con voi, ce l'abbiamo con i farabutti, cioè quelli che si sono che speculano su uno spazio pubblico, che non permettono alla gente di andare al mare, non permettono di vedere il mare, e voi dovete buttarli fuori questi qua, cioè voi dobbiamo riuscire a far capire che la nostra è una battaglia contro i balneari, perché i balneari sono forti. E poi è anche normale che uno voglia magari affittare un ombrellone, noi non dobbiamo far sembrare che ce l'abbiamo con quel modello lì, e questo secondo me è un passaggio fondamentale, anche perché secondo me ragioniamoci su questo, disponibili a riparlarne, a rivederci quando volete, fare una vertenza nazionale con anche un'assemblea nazionale di tutti i comitati non è semplicissimo, perché negli altri territori la situazione è meno dura che qui, per cui tu hai qualcuno che si arrabbia, qualcuno scontento eccetera, però non sono organizzati, allora si può simulare tutto,
cioè che tu chiami persone dalle diverse parti, racconti, noi poi insomma ce l'abbiamo un po' un quadro, un racconto di queste cose. Però io, come dire, valutiamo bene se fare l'assemblea di tutti i comitati, perché probabilmente facciamo la conta e non è semplicissimo. Secondo me è più importante fare un racconto nazionale di tutte queste cose, perché ci sono un sacco di situazioni terribili, che però in alcuni casi è pure difficile che nasca un comitato. Ci sono alcune zone della Campania in cui se tu fai il comitato non sopravvivi, perché insomma, il controllo della camorra, che cala la camorra in alcune di quelle zone, è molto peggio che qui. Ci sono altre situazioni puntuali, ci sono situazioni in Emilia Romagna e in Liguria che si arriva appunto al 90% di spiagge in concessione, ma è il comune il primo alleato di quelli, perché appunto c'è tutta un'economia intorno, per cui sono cose molto diverse. Però anche secondo me è bene fare una narrazione nazionale se vogliamo contrastare questa cosa, perché poi tu riesci ad avere consenso se poi fai capire che è un fenomeno che riguarda tutta Italia, soprattutto se loro vanno di proroga in proroga e possono andare ancora avanti con nuove concessioni, come c'è scritto, e tra l'altro con lo sconto che hanno ottenuto con la legge bilancio, che quella è l'altra cosa che c'è. Loro hanno ottenuto lo sconto sul, come dire, c'è pure uno sconto su quanto pagano sulla cosa del Meloni, cioè siamo veramente alla surreale. Mi scuso se sono venuto in ritardo, però noi siamo disponibili a insomma anche metterci a tavolino e capire quando fare la prossima iniziativa, perché secondo me bisogna mettere in programma il periodo migliore, ovviamente poco prima dell'estate, perché poi lì è il momento di attenzione, in modo che poi puoi continuare ad avere attenzione. Grazie. Grazie davvero a Edoardo e all'Ecambiente. Volevo dire che nella direzione del 50% delle spiagge libere, noi a seguito dell'assemblea che abbiamo fatto due settimane fa o tre, abbiamo elaborato... Chiedo scusa, lasciate i vostri dati in segreteria, lì al tavolo, così appunto, perfetto, che vi contatteremo per le prossime iniziative. Grazie. E dicevo che relativamente al discorso delle spiagge libere, noi a seguito di un'assemblea che abbiamo fatto due o tre settimane fa, adesso non ricordo, abbiamo elaborato una proposta per quanto riguarda il nostro territorio, chiaramente il Comune di Roma, che presenteremo subito, insomma in una settimana, 10 giorni. Questo qui chiaramente è un tema locale, che però è applicabile benissimo su tutto il resto. Per le altre cose che hai detto, sicuramente penso che la modalità migliore sia appunto metterci un attimo a tavolino e capire come agire. Io per quanto riguarda la rete, più che altro intendevo il discorso dei ricorsi al TAR in tutti i vari luoghi. Quello chiaramente sarebbe una cosa appunto importante, perché da simultaneità all'azione, però appunto ne discutiamo. Mm.